Ciao a tutti, allora sono qui per rubarvi giusto qualche minuto e per dirvi quello che è successo. Allora, innanzitutto vi dico che sul canale principale non potrò pubblicare per sette giorni, perché questo è già il secondo avviso che mi viene fatto da YouTube. Quindi io per sette giorni non vi potrò più tenere compagnia sul canale principale, però vi aspetto su questo canale, qui vi terrò compagnia con tante storie, potrete anche un po' liberare la vostra mente da tutti i pensieri che purtroppo in questo periodo non fanno altro che affollare. La nostra mente. Diciamo che questo è un canale che dedico a tutte le persone che sono magari affascinate no, da determinate tematiche, come l'ufologia, ehm, il, il fenomeno degli abduction, il paranormale, i misteri e anche le storie di, di varie di serial killer, cosa si nasconde dietro alla loro mente contorta. Infatti vi basta cliccare comunque sulla playlist del mio secondo canale di questo canale e troverete il playlist che faranno tutte quante al caso vostro. Magari se siete più interessati al mistero potrete cliccare e guardare i video sul mistero, se siete interessati al paranormale, insomma, lo stesso, agli alieni. Ogni settimana aggiornerò queste playlist con nuovi video per voi. Allora, quello che voglio dirvi è che quindi vi aspetto già oggi, perché già oggi su questo canale pubblicherò un video per tenervi compagnia, e quindi per sette giorni non ci vedremo su quello principale. Io avevo già. Pubblicato, o meglio, programmato tutti i miei video perché, come voi ben sapete, io non è che pubblico i video il giorno stesso e poi li pubblico. No, uh, ho sinceramente troppe cose da fare, troppe responsabilità e quindi, non appena ho due ore libere, magari mi metto in un solo giorno a registrare più video e poi ve li propongo in settimana. Io avevo già programmato dei video per il mio canale, ma visto che qui ormai non si può nemmeno. Non si può nemmeno parlare di iniezioni visto che questa è la situazione. Io adesso lo dico e poi non fatemi più domande riguardo ad iniezioni perché veramente eh, non vi rispondo. Poi non ve lamentate se non vi rispondo. Io non pubblicherò più video in cui parlerò delle iniezioni. Fate della vostra vita ciò che ritenete giusto fare, assumetevi le responsabilità delle vostre azioni. Io. Non parlerò più delle iniezioni, perché sinceramente, sinceramente mi rode davvero tanto buttare via un canale su cui ho tantissimo lavorato, vi ho portato delle ricerche, ho condiviso con voi tanti articoli, ho condiviso con voi tante tante cose che appartengono al mio sapere, alle mie conoscenze. Ok? Quindi ho condiviso tantissime cose sul mio canale principale, sono presenti più di 1300 video e sinceramente per per delle iniezioni o per tutto lo schifo che stanno facendo, io non me la sento di mettere a rischio il mio canale. Quindi vi dico già che sul canale principale tornerò magari a proporvi contenuti più di tipo storico, sempre legati alla matrice. Parleremo, sì, di attualità, ma dalla mia bocca non verrà più espresso alcun parere riguardo alle iniezioni lo sapete tanto ormai che sono tutti degli inganni che sono tutte delle schifezze ok io non mi esprimerò più sono veramente stanca mi esprimo sempre in modo educato mi esprimo sempre in modo rispettoso nei confronti degli altri e sono veramente stanca 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 di questi attacchi gratuiti che mi aspettavo mi aspettavo perché so benissimo di essere scomoda al sistema altro che le persone che mi scrivono ma come mai tu che pubblichi video non ricevi eh, nessun attacco? Io ne ho ricevuti ben tre attacchi. Due volte ho presentato ricorso e il ricorso è stato ispinto. Soltanto una volta il ricorso è stato accettato. Quindi di che cosa state parlando? Ma di che cosa state parlando? Ok, le persone che si espongono come me so, possono subire qualsiasi qualsiasi di tipo di attacco, ma comunque lo facciamo, andiamo avanti senza paura, a differenza di coloro che fanno le guerre seduti sui divani o a differenza di coloro che vogliono scendere in piazza con forchette, coltelli, eh, cucchiai e pentole. Ok, quindi eh, io ho sempre messo la faccia, ho sempre detto tutto, nel bene e nel male, sono sempre stata io, ok? Come mi vedete sul mio canale, questa sono. Quindi lì non pubblicherò più nulla riguardante le iniezioni, ne ho fin sopra i capelli, mi viene il vomito, tanto voglio dire, eh, sapete ormai informarvi da soli, sapete un po' quello che sta accadendo e io sono stanca di vedere comunque un video su cui comunque ho dedicato del tempo essere così buttato giù soltanto perché, soltanto perché ho detto che la stessa situazione che stiamo vivendo adesso con il coso delle scimmie mi sembra uguale a quella di qualche mese fa con il coso dei pipistrelli. Sono stanca, quindi in questi sette giorni cercherò di innanzitutto levare dai programmi tutti quei video che avevo programmato e di condividere con voi altre cose altrettanto interessanti legate comunque al sistema ma un pochetto più soft dati documenti documenti che sono quelli quindi andremo ad affrontare anche delle tematiche più riguardanti la nostra coscienza la nostra consapevolezza l'elevazione della nostra essenza la matrice gli obiettivi dell'agenda le società segrete eccetera eccetera sono veramente stanca registro questo video per dirvi io di persona quello che è accaduto, quindi così stanno le cose, ragazzi. Io vi aspetto poi stasera qui sul mio secondo canale per tenervi compagnia con un altro video. Vi saluto per il momento e insomma vi do appuntamento alla prossima.